Ui, ma questo non si fa mai fatto su. Ah, è per forza. Lo sapevo. Sì. Ehi! Ma tu stai sempre al telefono. Ma cosa ti fa? Ma tu stai sempre al telefono. Ma è possibile su fatto qua? Ma quello non è colpa tua. Non è colpa tua, è colpa di Annarella. Perché io mi appena vengo Annarella, stamattina la caccia. Sto cavolo, Ernesto! Che sto facendo i servizi. Ah, e mi fa molto piacere, sai che tu stai loca, Annare. Ah, che io ti ho detto che a chi sti pazziello, ma a chi non le devi lasciare. Che pazziello, ma a chi sti? Cioè, sono un momento, mi do bagno, che già fa allora? Tu già... il tuo telefono. Faccio un trasloco. Allora dicevi, ormai, io già in do bagno, ti puoi accomodare fuori? Chi si sta al telefono? Ma capo, ci avrei cucciso. No, lascia. Pronto. Vuoi allora? Co? Vieni lì. Che è stato? Che ha fatto? Ma tu hai capito, st'animale! Ma che stiamo sentendo il favoletto per telefono, quest'animale! Guarda! Stiamo sentendo il favoletto! Guardate quanto è bollito! Mi rilassano! Ti rilassano? E un'altra volta va a rilassare a casa tua! Anzi, viene già rilassato! Andiamo, don Ernè! E invece ti stiamo sentendo, che lo so, difende come se fosse un figliore, lo sto sentendo a favoletto. Hai capito sto servizio a me quando mi costa il favoletto per telefono? Una cifra mi costa. Che, ma non mi serve. Non è la prima volta, è la terza volta con coccia a sta animale che fa sto servizio. È la terza volta? Sì. Aspito, però coppa... Non mi si sana sana. Comunque, donna Ernè, io volevo riuscire una cosa. Sì, proprio il problema vostro. A bulletta vorrei riuscire che a fine mese e mi lo vado con sorella sotto stipendio a me. Hai capito? Ringraziamo a me. Noi a me ti paghi il favoletto. Ma non hai capito questo tuo interessamento e questa tua difesa a spada tratta che riguarda il studente. Ma perché ti piacciono pure a te il favoletto? Niente di meno. Non è una roba storia, mi fatto mezzo euro. Non ci stivo, vero? Sì. E la prossima bulletta la vado voi. Preoccupato. Sì, che stiamo sentendo. Ma sai, se la posso dire? Ha sentito pure voi, sono troppo bello sti favoletti telefonici. No, questa qui. Ma cose pazze. Ormai mi fatta la telefonata. Questa qui si tratta di una fanciulla che va nel bosco. Cappuccetto rosso? No. Questa qui va nel bosco, si mette su un brado e comincia a dormire. Allora è la bella addormentata. Esattamente, sapete pure voi le favolette. Ma facci triste. Questo si mette e si fa un bel sogno. Sogna di andare a una festa di ballo. Allora, questo va a questa festa di ballo, appena apre la porta, trova la fata turchina, lei domanda a sta fata turchina, dice avete visto il principe azzurro? Dice no, l'ho visto in giro, andavo di qua, di là, stare in qualche stanza. Dice ma ci dovevano stare pure le mie sorelle, allora chissà che fa questa qui, va in una stanza, apre una porta all'improvviso e trova un principe azzurro con le due sorelle. Wow, ma c'è tanto l'avo pazza, a che punto intervenne, quattro stivali volevi spattere, certo, quello... Dice, ma quella è stata quella discreta, insomma, questa qui in civetti ci sono, la scappa, lo per, e c'è già in fronte, perciò poi la scappa non si trova più. Questo qui è come una pazza, lì in un bosco, gli faccio avere cappuccetta rossa, che secondo me stai pure come una pazza che facendo finta di non avrei proprio. Ma sono qui a tappero? Ah, per, lì in un bosco, non volete, manca bella addormentata, perché sta qui a tappare una coppa nata. Insomma, non ti dico, proprio avete i faccio cappuccetto rosso, geppetto, padre di Pinocchio, adesso ci spogliare con geppetto. Ma come mai posso fare una tucchina? Cosa? Ma la fata turchina stava perché l'aveva chiamata a sorella Pollicino. Sorella Pollicino. E si erano messi un po' a sfogare. Allora, chissà che, cioè, che è successo? Il suo sogno era quello di andare a questo ballo e ci voleva andare con una zucca. La fata turchina dice, ma che fa questa zucca? Come ci va a sul ballo questa zucca? Cioè, Perciò si fa fatica. Sì, là, ma non puoi andare così, tu non devi andare con la zucca. A trasformare e che se ci andò col cacchio. No, questo è il risorto allora, non era esso. Non si dice così. Col cocchio Cenerendola. Col cacchio va sorto! Niente meno, sei stata capace di inciuccio pure che spavola! E fa tanto per dare la tocca, ma sta Cenerendola, capisce niente? Ma che combinate! Ma niente meno, sei capace di inquinare anche le favole! Donne, ha fatto soltanto un giuccio, hanno che fare! Ma che no, se sta a pagare di... Ma poi non ha sentito talmente tanto che io non sono neanche una condussione.